E ciao a tutti ragazzi e benvenuti nuovamente su Best Forklift Operator, il simulatore dove voi sarete dei mulettisti. L'ultima volta, in realtà il primo video che vi ho portato era un first look, quindi siamo andati a vedere com'è il gioco ed avevo affrontato una missione che era finita male, quindi, e c'ero rimasto male per l'accaduto, quindi ho detto per il secondo video vediamo di fare la missione fatta bene. In più, ovviamente, è un motivo in più appunto per mostrarvi un altro gameplay per chi non ha visto la prima volta e che magari gli è sfuggito il video, quindi anche lì vi ricordo, se vi fa piacere vedere simulatori, nella fattispecie Farming Simulator ovviamente in primis, ma anche qualcos'altro, iscrivetevi al canale ovviamente, che così poi sarete sempre aggiornati. Sapete, cerco di giocare sempre in maniera realistica, almeno spero, ovviamente, e cerco giochi che mi permettano insomma di, come dire, di sfogare questa mia passione. Questa volta sono qui appunto, oltre che, come ho detto, per rifarvi vedere un attimo il gioco, per vedere se riesco a completare questa missione e sbloccare la prossima, per dirvi anche che è un gioco in accesso anticipato, ma gli sviluppatori hanno tenuto traccia, e lo si può vedere ovviamente su Steam perché il gioco viene da lì, di un diario di tutto quello che è stato detto e fatto, quindi da noi giocatori, chi ha riportato nella pagina della comunità, come dire, critiche sia costruttive, quindi positive ma anche negative, gli autori del gioco ne hanno tenuto conto e hanno stilato una lista di feedback di quello che noi giocatori, diciamo, vorremmo. Lista molto interessante e intelligente, spero appunto che venga, come dire, insomma, intanto è stata presa in carico, poi vedremo prossimamente gli sviluppi, quindi avremo maniera, vi aggiornerò insomma se ci saranno delle novità, insomma, ecco. Le prime cose che vedo appunto, la gente ha chiesto, i giocatori hanno chiesto la possibilità insomma di sistemare meglio i comandi sui joystick. C'è da dire che io ho aperto il gioco e volante e joystick sono già stati rilevati senza nessun problema. Però ad esempio la visuale, nonostante il gioco sia ready per chi ha il VR, non mi funziona, diciamo, con un Track IR. Mentre appunto hanno chiesto anche lì supporto per Track IR. Poi hanno chiesto di aprire al multiplayer, migliori opzioni per la videocamera, audio e suoni più realistici, modalità anche sandbox, nonché anche, per dire banalmente, non so, un freno a mano, perché com'è ora il gioco ovviamente è un po', diciamo, molto base. È ben fatto, devo dire la sincera verità, perché insomma il feeling nella guida insomma c'è, è buono, non mi dà, voglio dire, problemi, non è che dico oddio che gioco hanno fatto, no, mi trovo bene. Ovviamente, ed è ovvio che manca qualcosa, per dire appunto il freno a mano, non ne sentivo l'esigenza, però sì, potrebbe esserci insomma. Ripeto, il gioco di per sé è intrigante, come tutti i giochi, come tutti i simulatori in realtà, poi deve ovviamente colpire, deve prendervi davvero, perché altrimenti non è che uno così di punto in bianco compra un simulatore di muletti per fare il mulettista eccetera, quindi insomma dovete essere un po' predisposti, come ho detto la scorsa volta, essere appassionati, curiosi, o magari anche farlo nella vita reale, che anche lì tra virgolette si aprono due strade, nel senso chi lo fa nella vita reale che come dire è stufo e non vuole nemmeno saperne poi di vederlo su un gioco, e al contrario chi lo fa nella vita reale che gli piace l'estensione anche virtuale di continuare magari e mettersi alla prova e insomma svagarsi anche su un gioco, diciamo i simulatori e i giochi in generale nascono per questo, insomma, ecco. Quindi con questo secondo video sono qua per ricordarvi le potenzialità del gioco, se siete interessati ovviamente è su Steam, se per caso l'avete comprato, siete intenzionati, poi date anche voi la vostra recensione, chiedete, fate. Io sono convinto che ovviamente
ognuno è libero di esprimere ciò che pensa, sempre ovviamente si spera con garbo, anche se uno deve dire magari cose negative, però l'importante è farle presenti, che così poi si spera appunto lo sviluppatore metta mano e cerchi di venire incontro ai voleri della community. Questo vale per tutti i simulatori, inutile magari lamentarsi e basta, bisogna tra virgolette prendere carta, penna e calamaio, che al giorno d'oggi significa andare sull'hub della comunità di Steam e dirla propria, e non so, scrivere appunto gli sviluppatori sui vari social che magari hanno, e vedere poi effettivamente la seconda parte sta solo nel fatto di dire hanno ascoltato o no quando esce magari un aggiornamento o una seconda versione del gioco, un DLC eccetera. Ecco, da lì in poi si capirà la serietà insomma anche di chi propone il gioco di venire incontro o meno alle nostre esigenze. Ecco, detto questo, siamo arrivati all'ultimo pallet che diciamo era quello che mi aveva sconfitto. Non era proprio uguale, era più alto, infatti ho sbagliato veramente, mi vergogno, non ho concepito il fatto che potevo ribaltarlo avendolo tenuto un po' troppo alto e aveva toccato sotto diciamo l'ingresso lì della porta tra il finale del semirimorchio e la porta qua del capannone. Ma vabbè, rifacendo la missione sono cambiati anche i pallet, quindi questo è un po' più piccolo e diciamo che mi è andata bene. Dobbiamo ancora concludere effettivamente la missione, però diciamo che sono rimasto ampiamente dentro i tempi, non ho fatto danni, non ho toccato nulla e quindi sono soddisfatto così, e quindi questa volta portiamo a casa un risultato. Non mi resta appunto altro che mettermi qua nella zona dove c'è appunto il trigger che vi segna di arrivare per concludere definitivamente ed effettivamente la missione. Ecco fatto, lavoro finito, portato a termine, 6 su 6, $500, meno di 8 minuti, quindi bonus di 250, 0 collision, altro bonus di 250 per un totale di ben $1000. Detto questo, cari miei ragazzi, siamo quasi giunti alla fine del video, è un video veramente breve solo per mostrarvi tutto ciò. Missione 2, più avanti, se siete curiosi, se vi fa piacere, spero di sì ovviamente, andremo a vedere e proveremo le nostre abilità, nello specifico le mie in questo caso, ma spero anche voi, se mai siete appassionati appunto di questo gioco, proviate anche le vostre. Detto questo, con un piccolo spoiler anticipo della missione, vi saluto e vi ringrazio, ovviamente fei bravi, e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!